Uomo numero 4, Mauro Sant'Antonio e Marco Scorrano Peugeot 208 T16R5 della Casarano Rally Team, un pilota che è in crescita, si sta cimentando con auto diverse fra loro, ma è sempre presente, non vuole mancare, un'auto molto impegnativa, sicuramente più delle altre che hai guidato in passato. Certo, questa è un'occasione per crescere in questo sport, ci sto provando, dai, pian pianino ci provo pure io, nel mio piccolo ci provo. Vogliamo dire che questo tipo di auto, l'abitacolo in realtà non si chiama abitacolo ma è un cockpit, proprio come quello degli aerei, infatti sembra di stare in un aereo, vero Mauro? Certo, sicuramente, molto impegnativa, bisogna conoscere tutti i suoi dettagli, tutti i suoi particolari. Allora, salutiamo anche l'equipaggio composto da Sant'Antonio e Scorrano, equipaggio della Casarano Rally Team. Come sempre i cronometristi ci aiutano a farci capire il minuto di partenza. 3, 2, 1 e parte anche questo equipaggio, anche per loro l'applauso di rito. Salutiamoli, facciamoli in bocca al lupo. Grande. Tempo inaspettato, non ce l'aspettavamo, credimi, siamo rimasti sorpresi, meravigliati, commossi, te lo ammetto. Andiamo avanti, dai, vediamo cosa ne esce fuori. Bocca al lupo! Crepi. Buongiorno a tutti, innanzitutto ci siamo divertiti, Mauro è stato prudente e ha usato soprattutto la testa sui vari taglia, che non era difficile in quanto c'è abbastanza sporco, quindi si rischia anche di far danno. Penso che abbiamo camminato pulito e abbiamo abbassato un minuto dall'anno scorso ad adesso, con la stessa prova, lo stessi chilometri. Niente, si prevede pioggia dopo,
però speriamo che il tempo mantiena. Tutto sommato ci stiamo divertendo. Oh,